Bene, il mio intervento ha come oggetto il sindacato penale sulla discrezionalità amministrativa e i nuovi poteri di ANAC. L'agenda, cioè quello di cui tenterò di darvi una lettura, riguarda essenzialmente i punti che trovate indicati nella slide. Il primo riguarda i rapporti tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Ufficio del Pubblico Ministero, che svolgono ruoli e funzioni diverse, ma che si trovano spesso a interferire nelle rispettive funzioni istituzionali. Il secondo riguarda il ruolo assunto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel codice dei contratti che è stato introdotto nel 2016 con il Decreto Legislativo 50-2016, che ha già subito un primo correttivo nel 2017. Le conseguenze su alcune fattispecie penali nei quali viene in rilievo i comportamenti e l'adozione di atti da parte dei pubblici funzionari rispetto a queste novità rappresentate dalle linee guida, nonché rispetto al requisito selettivo delle condotte di abuso costituito dalla violazione di legge. I reati di turbativa che sono sostanzialmente indicati nei 353 e 353 bis, nonché da ultimo vi darò una possibile lettura di una rilevanza penale di condotte di ostacolo alla vigilanza di ANAC alla luce della norma del 2638 contenuta nel Codice Civile, che è di introduzione antecedente alla costituzione di ANAC, ma che diciamo, ha subito un'interpretazione giurisprudenziale che la rende una norma suscettibile di un'applicazione, e vedremo in che termini, anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Questi sono, diciamo, i punti sui quali cercherò di concentrare il mio intervento. Partirei dal primo punto. Ora, noi ci troviamo in una fase storica che, come diceva bene chi mi ha preceduto, è una fase nuova. Ci troviamo di fronte a una innovazione, quella del Decreto Legislativo 50-2016, che ha previsto forse un'introduzione che, se ci avessero detto un po' di tempo fa che i regolamenti esecutivi del codice degli appalti sarebbero stati sostituiti dalle linee guida, forse saremmo sbandati qualche tempo fa, ma per una questione di certezza del diritto è perché si era abituati ad avere nella fonte regolamentare, soprattutto per chi poi si trova a dover applicare principi e norme nelle singole procedure comparative, nelle singole procedure selettive, a trovarsi in un nuovo contesto dove proliferano nuove fonti, e vedremo che tipo di fonti sono, di promulgazione di ANAC, e in un certo senso pongono una novità a chi poi è tenuto sia ad applicare sia a valutare il comportamento di chi quelle norme ha applicato. Allora, innanzitutto bisogna capire come si è arrivati a questa funzione, ruolo che è un unicum nel panorama nazionale di ANAC quale autorità indipendente. Perché le nostre autorità, di cui ANAC diciamo, è forse l'ultima arrivata, è anche quella che ha vuol dire, dei poteri e delle funzioni, soprattutto per quel che riguarda le funzioni normative, oserei dire, uniche nel panorama. Ma il punto di base è che questa introduzione di autorità indipendenti in Italia non è avvenuta all'interno di una collocazione sistematica e quindi in un disegno unitario che ha delineato
la figura dell'autorità indipendente come soggetto che fa parte, diciamo, della pubblica amministrazione, ma su spinte delle volte di matrice comunitaria internazionale e su esigenze settoriali sono state di volta in volta introdotte delle autorità, la Consob, la Banca d'Italia, che diciamo avevano una funzione definita neutrale e avevano una funzione che era caratterizzata dal fatto di occuparsi di aspetti prettamente tecnici e settoriali. E l'ANAC nasce sostanzialmente nella riesumazione di quelle che erano le funzioni dell'AVCP, la vecchia autorità di vigilanza dei contratti pubblici, poiché come vedete dalla slide il decreto legge 24 giugno 2014 il 90 convertito nella legge del 114 introduce questo nuovo soggetto, l'autorità nazionale anticorruzione, e lo dota di quelli che erano i precedenti poteri della VCP e in più gli amplia lo spettro dei propri poteri, poiché viene creato al fine testuale di prevenire quelli che erano dei sistematici episodi corruttivi avvenuti nei principali appalti pubblici del nostro sistema, e quindi al fine di creare un nuovo presidio di legalità che tendesse a svolgere sostanzialmente una funzione preventiva del dilagare del fenomeno corruttivo. Quindi l'Autorità Nazionale Anticorruzione nasce dalle ceneri dell'AVCP, ma si pone come fine istituzionale un fine ulteriore, che è quello della prevenzione della corruzione. E allora, dal 2014 in poi, si assiste a una serie di interventi in progress che rendono questa autorità, che era un'autorità di vigilanza del settore dei contratti pubblici, una vero e proprio architrave del sistema, nel senso che il decreto legislativo 50 del 2016, all'articolo 213,1, statuisce che ANAC svolge la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e le attività di regolazione degli stessi sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito dal presente codice. Ora, capite bene che avere un'autorità che faccia vigilanza, controllo e che nello stesso tempo abbia poi il potere di emanazione di linee guida che vengono previste come sostitutive dei regolamenti esecutivi del codice dei contratti, crea un soggetto che è un architrave del sistema dei contratti pubblici, perché svolge in sé tre funzioni: vigilanza, controllo, normazione. E allora, per capire poi quali riflessi ha questo nuovo ruolo di ANAC e soprattutto per quel che riguarda diciamo, la funzione normativa che diciamo, viene sinteticamente evidenziata nell'emanazione delle linee guida, bisogna anche chiarire i confini di queste nuove funzioni rispetto a quello che è il soggetto preposto, naturalmente mi viene da dire, alla prevenzione della corruzione, che è l'autorità giudiziaria. Perché l'articolo 50 del codice di procedura penale prevede che l'unico soggetto che nel nostro ordinamento ha la legittimazione e il monopolio dell'azione penale è il pubblico ministero. L'articolo 231 di disposizioni di attuazione, che all'entrata in vigore del nostro codice prevede l'abrogazione di tutte le norme che consentivano l'esercizio dell'azione penale a soggetti diversi dal pubblico ministero. L'unica eccezione è un'eccezione all'articolo 21 del codice riguardanti i reati di competenza del giudice di pace, nei quali è ammessa la citazione a giudizio nei reati a querela nel quale il pubblico ministero dà il parere. Ma ai fini nostri quello che mi interessa precisare sono i diversi fini e statuti che regolamentano questi due soggetti, che
entrambi si occupano di corruzione e di appalti pubblici. Il primo con le funzioni che andremo a vedere, ma come diciamo ormai soggetto istituzionalmente proposto a vigilanza, controllo e normazione, e un altro invece che svolge la funzione tipica di repressione di reati e su cui svolge il monopolio dell'esercizio dell'azione penale, in quanto è il pubblico ministero che nel nostro sistema è colui il quale fa le indagini, ricostruisce i fatti, fa le contestazioni e le valutazioni in termini di sussistenza o meno di reati. E c'è un, come dire, una ragione anche di ciò. Le garanzie di indipendenza e di autonomia che sono prerogative riconosciute all'autorità giudiziaria sono tutelate anche a livello costituzionale con una serie di norme che vanno a garantire questa autonomia e indipendenza, che non è soltanto genetica, cioè attraverso la previsione dell'accesso alla magistratura tramite le procedure concorsuali, ma è anche funzionale, nel senso che le nomine, le possibilità di ricevere delle interferenze sull'azione dell'autorità giudiziaria sono garantite in termini di imparzialità e autonomia da una serie di norme che attribuiscono al pubblico ministero da un lato la sottoposizione soltanto alla legge e dall'altro che, a differenza delle autorità indipendenti, non c'è alcuna nomina politica, nel senso che le autorità indipendenti sono delle autorità che seppur diciamo cioè la cartina di tornasole dell'autonomia e dell'indipendenza di un ente è legata alle possibilità di subire delle ingerenze e che riguardano principalmente le nomine e eventuali interferenze che possono esserci nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, di controllo e di normazione. Allora, chiariti questi due confini, cioè cosa fa l'ANAC e cosa fa il pubblico ministero, occorre tener conto che questi due mondi non sono assolutamente separati. Perché? Perché è fisiologico che nell'esercizio di le rispettive funzioni e dovendo valutare il pubblico ministero delle comportamenti e delle procedure nei quali molto spesso vi è una stazione appaltante o vi è una pubblica amministrazione che dialoga con ANAC, dialoga nelle varie forme in cui noi andremo a vedere, si tratta di andare a capire come e in che termini queste interferenze vengono poi sottoposte alla valutazione e al giudizio dell'autorità giudiziaria. Allora, innanzitutto partiamo dal dato positivo. Il dato positivo, la legge 69 del 2015, che è la norma che ha reintrodotto la rilevanza penale del falso in bilancio, ha inasprito il trattamento sanzionatorio nei confronti dei reati di corruzione, quindi una legge che è stata approvata ed è stata espressione di una volontà di inasprimento della tutela anticorruzione e che legava proprio l'aspetto della falsità in bilancio alla lotta alla corruzione, proprio in una logica di voler andare a reprimere quelle forme di illeciti penali che vengono definite a cifra nera, nel senso che i reati di corruzione, ma anche i reati di turbativa e tutti quelli che riguardano il primis della corruzione, sono dei reati che hanno una scarsa capacità di emersione in assenza di un'attività investigativa, in quanto non troverete mai una persona che bussa alla porta del pubblico ministero e a dire sto prendendo delle tangenti o sto pagando qualcuno. E allora è evidente che l'introduzione della nuova rilevanza penale del falso in bilancio, che era stato depenalizzato nel 2012, aveva anche una valenza non solo oggettiva ma anche simbolica, legato al fatto che l'esperienza delle
più frequenti indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione portava a evidenziare che la modalità di costituzione della provvista, cioè la creazione di fondi neri o la creazione o comunque di fondi extra bilancio all'interno dei bilanci delle società, rappresentava o aveva rappresentato per lungo tempo lo strumento attraverso il quale gli imprenditori costituivano la provvista all'estero, che veniva poi utilizzata al fine di poter remunerare i pubblici ufficiali. Ora teniamo conto che è sistematico che nelle nuove forme di corruzione non si assiste a rispetto diciamo agli anni 90 a delle dazioni di denaro in contante o comunque delle dazioni dirette, ma si è assistito a un progressivo mutamento dell'accordo corruttivo che ne ha cambiato le forme attraverso il rivestire la dazione corruttiva di forme apparentemente lecite, cioè la copertura della dazione attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell'ambito degli appalti pubblici il sistema delle varianti. Il sistema delle varianti è sempre stato individuato come il sistema attraverso il quale l'impresa rientrava del costo del pagamento della remunerazione attraverso l'aumento contrattuale della variante. Allora, questo è per dire che in questa legge del 69-2015 che reintroduce la rilevanza penale del falso in bilancio viene introdotta una norma che è il 129 delle disposizioni di attuazione, che al comma 3, lo trovate in neretto, aggiunge ai vari obblighi che il pubblico ministero ha di informativa dei soggetti preposti a vario titolo a occuparsi dei fenomeni corruttivi del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Cioè, quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 18, 19, che sono concussione, corruzione nelle sue varie forme, nonché il nuovo reato di traffico di influenze e reati di turbativa, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dando notizia dell'imputazione. Nello stesso tempo viene dato l'indicazione dell'obbligo di informazione quando, prima dell'esercizio dell'azione penale, viene adottato un provvedimento cautelare nei confronti di un pubblico dipendente, in quanto i medesimi obblighi sono tenuti attraverso la trasmissione di quella che è l'ordinanza applicativa della misura. Allora, questo è l'unico dato positivo che regolamenta i rapporti tra il pubblico ministero e l'Autorità Internazionale Anticorruzione. Oserei dire, mi sembra un po' troppo poco rispetto a quello che nella fisiologia accade, per una ragione molto semplice. In questi momenti si tratta di momenti nei quali l'obbligo di segretezza, che è l'obbligo, cioè la tutela del segreto investigativo che regola le attività di indagine del pubblico ministero, è finito. Perché se abbiamo esercitato l'azione penale non c'è più obbligo, in quanto i soggetti indagati e di cui si chiede il rinvio a giudizio nelle forme nelle quali il codice prevede l'esercizio dell'azione penale sono già stati avvisati del contenuto dell'atto e del contenuto delle contestazioni che vengono formulate e degli atti a supporto della difesa. Nel caso dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, idem, quando viene eseguita un'ordinanza di custodia cautelare, il pubblico ministero deposita tutti gli atti a supporto della richiesta di misura cautelare, sulla cui base viene poi formulata l'ordinanza da parte del giudice per le indagini preliminari. E allora, il dato è, cosa accade e quali sono invece i rapporti quando non ci siano questi due fatti che fanno sorgere l'obbligo, cioè non c'è stata un'applicazione ancora di una misura cautelare e non c'è stato ancora un esercizio dell'azione penale. E allora in questa fase, che è la fase più delicata di un'indagine, cioè la fase nella quale è in corso l'accertamento di ipotesi di reato, è evidente che esiste da un lato una
necessità di acquisire informazioni. Cioè il pubblico ministero, nel momento in cui viene a conoscenza dell'esistenza di un procedimento pendente presso l'autorità di vigilanza, che a sua volta ha un obbligo, come tutti i pubblici ufficiali, se nell'esercizio delle sue funzioni viene a conoscenza di un'ipotesi di reato, ha un obbligo di segnalazione. Quindi il rapporto, cioè queste norme hanno reso bionivico un dato, cioè anche prima, indipendentemente del 129 delle disposizioni di attuazione, se ANAC nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo si imbatte in fatti di reati, deve comunicarli all'autorità giudiziaria, in quanto, come tutti i pubblici ufficiali, è tenuto a fare la comunicazione se riscontra un'ipotesi di reato. Ma al di là di queste evenienze, che mi verrebbe dire da scuola, esiste un interesse da parte di un pubblico ministero che, diciamo, si imbatte in una valutazione di un comportamento di un pubblico ufficiale riguardante una procedura di gara, un appalto pubblico nel quale si è innestato un procedimento di vigilanza di ANAC, a acquisire atti, a comprendere le ragioni per le quali ANAC ha ritenuto di avviare un'attività di vigilanza, ad acquisire copia di atti istruttori che siano stati compiuti nel corso dell'istruttoria nel procedimento amministrativo, in quanto rappresentano degli atti che possono consentire di valutare una serie di iniziative, nonché di comprendere le modalità attraverso le quali vengono fornite nell'ambito del procedimento di vigilanza delle giustificazioni rispetto al proprio comportamento. E allora il pubblico ministero può sicuramente fare acquisizione atti, in quanto il rapporto tra l'ANAC e il pubblico ministero è un rapporto come con qualsiasi altra pubblica amministrazione, e soprattutto può andare a sindacare un aspetto che io ritengo molto più sensibile rispetto a le vicende, cioè lo svolgimento di funzioni amministrative che incentrano in un dialogo con ANAC. E cioè molto spesso, o almeno quello a cui si è assistito, diciamo, da quando ANAC ha iniziato a svolgere dal 2014 in poi questa attività di vigilanza e controllo sugli appalti pubblici, ha una sorta di tendenza a cercare il bollino blu di ANAC. Cioè come se vengono sottoposte ad ANAC una serie di attività al fine di, in un certo senso, garantirsi la legittimità dell'operato sulla base di una attività concertata con ANAC. E allora tenete conto che c'è una norma che, diciamo, secondo me abbastanza problematica dal punto di vista dell'inquadramento sistematico, che è quello della vigilanza collaborativa. La vigilanza collaborativa, che è prevista dal 213,3 lettera H o G, potrei far confusione, ma è sicuramente 213 terzo comma, prevede sostanzialmente che in appalti di particolare interesse è possibile che si avvii, attraverso la stipula di un protocollo tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la stazione appaltante oggetto di vigilanza, un'attività di vigilanza collaborativa. Pongo un primo quesito. Allora, io sono sempre stato abituato a distinguere le funzioni amministrative in attività di amministrazione attiva e attività di controllo. L'attività di amministrazione attiva era il soggetto che svolge le sue funzioni concessorie, autorizzatorie, in relazione a quella che è la materia di cui si occupa. Le funzioni di controllo sono le funzioni che vengono demandate a un soggetto diverso dal soggetto che pone in essere l'attività amministrativa e possono avere a oggetto la legittimità, il merito, l'atto o l'attività. La vigilanza collaborativa.
Allora, o vigilo o faccio amministrazione attiva. E allora mi pongo un primo quesito, ma nel momento in cui io mi trovo un'autorità che non è più seduta di fronte al soggetto che vigila, ma gli si siede accanto, perché nel momento in cui sulla base del protocollo dobbiamo condividere una serie di contenuti e di azioni amministrativi, e allora bisogna essere molto attenti sotto due profili. Il primo profilo è: ma il soggetto vigilato è un soggetto leale? Cioè, nello svolgimento del procedimento di vigilanza, quando ha richiesto ad ANAC il protocollo di vigilanza e il protocollo di vigilanza collaborativa e quindi il supporto alle proprie attività di amministrazione attiva in termini di costruzione di bando, di costruzione di qualunque attività che viene sottoposta alla vigilanza, ha messo tutte le carte sul tavolo? Perché dico questo? Perché poi ci tornerò alla fine. Perché tutte le autorità amministrative indipendenti hanno avuto un baluardo, che era l'ostacolo all'attività di vigilanza. Cioè, quando tu fai carte false alla Consob, quando tu presenti carte false alla Banca d'Italia, tu hai una norma che è un reato di pericolo molto avanzato, nella quale quello che viene sanzionato è qualunque comportamento che abbia ostacolato la funzione di vigilanza. ANAC, ma lo vedremo alla fine, non ha questa norma specifica. Si può valutare se in che termini è applicabile quella esistente ad ANAC, ma lo vediamo dopo. Ma il concetto qual è? Se io strumentalizzo ANAC per, diciamo, tentare di avere una condivisione di un'attività amministrativa border, cioè di un'attività amministrativa che, soprattutto per quello che è l'attività discrezionale, presenta ampi margini valutativi, e allora si è assistito molto spesso a una tentativi, mi viene da dire, delle volte riusciti e delle volte meno, di ottenere da ANAC l'avallo di esercizio di funzioni amministrative che poi si è scoperto essere oggetto di mercimonio, cioè pagate o costruite sulla base di richieste che provenivano da soggetti privati, oppure pensiamo a una turbativa di gara dove io la costruisco sulla falsa riga di quelli che sono oggi i bandi tipo di ANAC. E allora diventa problematico, ma questo è un tema che lascerò alla professoressa accanto a me, distinguere e individuare e parlare di atto contrario, che è il discrimine tra la corruzione del 318 e il 319, quando io devo valutare un'attività non solo discrezionale, ma che ha anche avuto una stazione appaltante che dialoga con ANAC. E allora queste implicazioni concrete rispetto al momento fisiologico dell'attività di indagine, cosa determinano? Che è utile comprendere se nel rapporto tra il vigilante e il vigilato ci sia una lealtà. Ci sia una lealtà cosa vuol dire? Cioè che i principi di leale collaborazione, il principio secondo cui io sono un soggetto che chiedo all'autorità anticorruzione una valutazione del mio operato, delle volte in via preventiva anche del fenomeno corruttivo, abbia messo tutte le carte sul tavolo, cioè gli abbia rappresentato quella che era l'effettiva realtà fattuale sulla cui base si siano poste in essere le mie decisioni.
E questo è un elemento che nella fase fisiologica rende molto utile un rapporto tra l'ANAC e l'autorità giudiziaria. Perché? Perché le attività di ostacolo alla vigilanza possono tradursi in comportamenti che in una scala gerarchica vanno falsi in atti pubblici, perché le stazioni appaltanti che dialogano con ANAC sono normalmente dei pubblici ufficiali, i quali attestano e scrivono e mandano atti nei quali rappresentano fatti. E allora il primo punto è gradino più alto: ci sono atti falsi trasmessi ad ANAC? Ma vi è una modalità di ostacolo alla vigilanza che è più subdola, ed è quella delle condotte che sono di ostacolo ma che non si siano tradotte in una dichiarazione falsa, ma è una semplice omissione di trasmissione atti. Non ti trasmetto tutto, non ti trasmetto atti che sarebbero stati di sicuro rilievo nel sindacato di vigilanza di ANAC. E allora, premesso la possibilità in certi termini anche di configurare dei falsi ideologici di tipo omissivo in determinate comunicazioni, però capite che è abbastanza insidiosa questo rapporto tra l'autorità di vigilanza e il vigilato, e che richiede una valutazione preliminare del se questa istruttoria procedimentale in chiave di vigilanza si sia svolta in termini di completezza e liceità. Perché mi sembra evidente che se emergono delle condotte di ostacolo di qualunque genere che si siano andati a costruire, ed emerge anche la fraudolenza di questa mancata trasmissione o trasmissione di atti non genuini, e allora le valutazioni poi sull'esito di quell'attività istruttoria, qualunque esse siano, avranno come ricaduta gli effetti che questa attività ne hanno avuto sopra. E pone anche un quesito riguardante la condotta del funzionario di ANAC. È un indotto in errore o è un soggetto che può essere compartecipe in una azione amministrativa illegittima? E allora questi quesiti, che sono i vari scenari che si aprono nella fase di indagini, prevedono due norme precise che richiamano quei rapporti, ma che nello stesso tempo rendono molto più fisiologico il rapporto tra ANAC e l'autorità giudiziaria. Ma forse l'elemento di maggiore complessità che ha riguardato le nuove funzioni di ANAC riguarda i nuovi poteri di regolazione che sono stati introdotti con il codice dei contratti. Questo perché l'articolo 1, lettera T, della legge 11/2016 e la legge delega sulla cui base è stato emesso il codice dei contratti prevedeva questa finalità: l'attribuzione ad ANAC di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche e facilitazioni allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessioni, comprendendo anche poteri di controllo, raccomandazioni, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quale linee guida, bandi tipo, contratti tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante, fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni degli atti assunti da ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. Questo era il principio. Vi rendete conto che noi abbiamo dato un principio che vuol dire creiamo un soggetto che diventa il monopolio dei contratti pubblici. Io, leggendo il decreto legislativo 50/2016, ho trovato più o meno 14 punti nei quali si fa un esplicito riferimento alle linee guida di ANAC. Ho tentato di sintetizzarla.
Il precontenzioso, il 211, ha creato una discussione infinita dopo l'entrata in vigore, tant'è vero che nel 2017 hanno cambiato la norma che prevedeva, diciamo, l'impugnabilità dei atti di ANAC e, diciamo, su cui ANAC ha anche approvato un autoregolamento, ma diciamo sarebbe un argomento su quali atti impugnare, ma diciamo un argomento che travalica il nostro incontro, ma su cui ci sarebbe molto da discutere. Ma il concetto qual è? Queste linee guida che vengono previste in norme specifiche, nonché al 213,2, al fine di garantire la promozione dell'efficienza e qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, sono delle linee guida che, per espressa previsione di norma, il 217,1, prevedono l'abrogazione del regolamento di esecuzione, cioè il 207/2010, quello su cui, diciamo, tutte le stazioni appaltanti fino a oggi avevano fatto affidamento in termini di certezza del diritto, all'entrata in vigore di queste linee guida. Ora, alcune sono già state, ormai ci sono linee guida continue. E allora, il primo punto è, ma queste linee guida che sono? E soprattutto rappresenta un ulteriore tassello che si inserisce dentro la vigilanza collaborativa, perché il famoso 213 prevede che l'ANAC, attraverso linee guida, bandi, capitolati, contratti tipi, voi tenete sempre sullo sfondo un dato: la valutazione della condotta del pubblico ufficiale, il quale nell'esercizio delle sue funzioni e poteri si avvale dell'ANAC per una di queste attività, e dove può essere che vi sia anche un protocollo. ANAC ha protocolli ormai, non so con quante stazioni appaltanti, comuni, regione, enti, rispetto a questa attività. E allora il punto qual è? Cioè, noi come facciamo, cioè, come valutiamo la condotta del pubblico ufficiale, cioè del funzionario, del dirigente della stazione appaltante che ha adottato delle decisioni in ordine alla procedura scelta, alla comparazione, alla costruzione del bando e tutto quello che ne viene dietro, nel momento in cui emerge che questa condotta, che assume rilievo sotto il profilo delle interferenze illecite sotto varie forme, è un'attività che è stata fatta dialogando con ANAC. Dobbiamo risolvere il problema a monte. E allora io ho provato a sintetizzare quello che sono i principali illeciti penali nei quali viene in rilievo una valutazione di un atto amministrativo. Noi abbiamo fattispecie penali in cui, in via esplicita o implicita, abbiamo atti amministrativi che contribuiscono a delineare il precetto sanzionato, il 650. Fattispecie penali in cui la tipicità del reato ha quale antecedente logico l'assenza del provvedimento amministrativo, i reati edilizi. Intanto c'è il reato quando hai realizzato in difformità o in assenza. E allora è evidente che c'è questo rapporto. Ma l'ho messo in eretto perché è quello di cui ci occuperemo e ci stiamo occupando. Fattispecie in cui l'atto della pubblica amministrazione, pur non esprimendo la regola di condotta, concorre a descrivere la modalità. Penso principalmente ai delitti di corruzione, concussione o induzione indebita attualmente, e l'abuso d'ufficio, che è, diciamo, il reato nel quale si va a configurare quando l'attività illegittima diventa anche di rilievo penale. Allora, nella valutazione dell'autorità giudiziaria, io devo andare a comprendere come faccio questa valutazione dell'atto amministrativo,
quando c'è di mezzo una linea guida di ANAC o c'è di mezzo una vigilanza collaborativa. Reati contro la pubblica amministrazione. Ora, il primo punto se ne occuperà la professoressa Perini, quindi io mi astengo e l'ascolterò pazientemente. L'abuso d'ufficio e le condotte di turbativa sono le ipotesi di cui tenteremo di occuparci questa mattina nel tempo che ci è dato. Allora, punto primo, che sono ste linee guida? Perché l'abuso d'ufficio, che è la prima ipotesi di cui ci occupiamo, è un reato che presenta, come sostiene un'autorevole dottrina, una doppia funzione selettiva per distinguere quando un'attività illegittima trasmoda in un'attività di rilievo penale. E la funzione selettiva è data da due aspetti. Primo, ci deve essere una condotta sine iure, cioè adottata in violazione di legge. E allora dobbiamo stabilire, le linee guida sono una fonte normativa o no? La violazione delle linee guida è in grado di integrare il primo requisito dell'abuso d'ufficio o no? E allora il Consiglio di Stato, che ha reso innumerevoli pareri, ha cercato di correggere il tiro sul codice dei contratti in più occasioni, ha sostanzialmente distinto tre tipi di linee guida. Io ragiono, le prime e le terze mi sembrano, diciamo, abbastanza chiare nei suoi loro effetti, perché le prime presentano una natura vincolante, ma presentano anche una forma, cioè l'adozione di una forma che è quella tipica dei regolamenti, vengono approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture su proposta di ANAC, avrebbe un parere delle commissioni parlamentari. Il punto 3 sono linee guida non vincolante e che sono adottate sulla base di un atto amministrativo e delibere di ANAC, sono sicuramente atti amministrativi generali e sui quali, diciamo, almeno nella natura mi sento di dire che è abbastanza pacifica la natura amministrativa e non normativa. Ma il punto principale sono le delibere di ANAC a carattere vincolante, cioè le cosiddette linee guida vincolanti, che però non hanno seguito la forma del decreto. E allora il Consiglio di Stato, nel suo parere, che è un parere abbastanza corposo, l'ho messo a disposizione nel materiale consegnato, sostanzialmente fa una lunga ricostruzione di queste linee guida non vincolanti, vincolanti ma non approvate con decreto ministeriale, e le inquadra all'interno di quella che ormai viene definita una legislazione del soft law, cioè si ritiene che in sintesi e in maniera molto semplificata è: lo strumento regolamentare presenta delle rigidità che erano incompatibili con quelle che sono le flessibilità delle esigenze legate alla materia. Per tale ragione si è creato uno strumento di regolazione che presenta una caratteristica di flessibilità maggiore rispetto allo strumento regolamentare. Sulla base di questo, il Consiglio di Stato ha sostenuto la natura di atti di regolazione di queste linee guida e come tali li ha qualificati come atti amministrativi generali. Ora, non sono mancate le critiche legate al fatto che innanzitutto si è valorizzato un dato testuale: si tratta di linee guida che per espressa disposizione di legge vanno a sostituire il DPR 207 del 2010, che era il regolamento di esecuzione dei codici dei contratti pubblici, cioè l'entrata in vigore ne determina il venir meno della norma. Ma il punto è, lo stesso Consiglio di Stato, quando ha voluto individuare
i caratteri distintivi tra gli atti amministrativi generali e gli atti normativi, lo ha fatto facendo ricorso a dei caratteri e dei requisiti che sono sia anche l'atto amministrativo è un atto che è rivolto a destinatari indeterminati, il bando di gara, ma la caratteristica tipica dell'atto amministrativo generale è quello che mira a disciplinare situazioni concrete e specifiche. E allora, se si vanno a leggere le linee guida già emanate e si fa riferimento ai caratteri di astrattezza e generalità, che sono le caratteristiche tipiche degli atti normativi, allora si comprende che le linee guida vincolanti sono generali, astratte, innovative, perché vanno a introdurre un di più rispetto a quello che è il dato del codice dei contratti, e soprattutto hanno una funzione di regolamentazione della materia che non riguarda un caso specifico, ma riguarda il settore dei contratti pubblici e disciplina la materia degli appalti pubblici. E allora queste, diciamo, elementi che vi ho sintetizzato nella slide hanno fatto dire a un'altra parte della dottrina che si fa fatica a sostenere la natura di atto amministrativo generale delle linee guida vincolanti, applicando gli stessi criteri e parametri statuiti dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria 9 del 2012. E allora io poi sono pragmatico, nel senso che a questo punto il pubblico ministero ha sempre un problema, che poi deve tirare le fila e deve, come dire, abbracciare una croce. E allora io dico, ma sarebbe possibile fare una contestazione per abuso d'ufficio in presenza di una violazione di linee guida da parte della stazione appaltante? Ovviamente, fermo restando la sussistenza degli ulteriori elementi richiesti ai fini della sussistenza di questo reato. Allora io penso che il problema, come è stato ampiamente già affrontato quando si parlava di piani regolatori, cioè di atti amministrativi generali che però, diciamo, erano il frutto di un procedimento amministrativo che aveva a monte dei precetti normativi, la Cassazione ha passivamente affermato che il sine iure, cioè la violazione di legge, può essere incentrata anche nell'articolo 97 della Costituzione, nel momento in cui emerga una violazione dei principi di imparzialità e indipendenza del pubblico funzionario, che si siano poi tradotti a valle nella violazione delle linee guida, e questo dà ancor più colore al comportamento di lealtà tenuto con l'organismo di vigilanza. Perché se queste violazioni sono larvate, cioè se sono state coperte attraverso un'attività formalmente lecita, la rilevanza penale impone una valutazione sostanziale. Cioè noi non siamo legati nella ricostruzione di un fatto di reato al profilo della legittimità e legittimità amministrativa. Tant'è vero che è orientamento pacifico che anche il giudicato amministrativo, sia contabile che della giurisprudenza amministrativa, ai fini penali non ha rilievo. Nel senso che può capitare che gli annullamenti avvenuti in sede giurisprudenziale, amministrativa o contabile attengono a profili formali. Quando si va nel campo penale, quello che occorre è il dato sostanziale. Allora, poiché un conto è un annullamento per contraddittorietà nella motivazione, per violazione procedimentale nell'ambito delle comunicazioni, che sono violazioni, vizi di legittimità formali, e un conto quando hai, all'esito di un'istruttoria dibattimentale o all'esito di un'attività di indagine, la sussistenza di violazioni sostanziali, che molto spesso non entrano nel
sindacato del giudice amministrativo. Perché? Perché è un giudizio di parti. E allora il concetto è, al di là della natura amministrativa o normativa delle linee guida, su cui ovviamente ci sono differenti posizioni che sono sinteticamente ricostruibili nei termini che si è detto, è possibile comunque che si venga a configurare una violazione di legge con riferimento all'abuso d'ufficio, se nella misura in cui venga valorizzata quella giurisprudenza amministrativa, quella giurisprudenza penale che valorizza l'articolo 97 della Costituzione, o che valorizza anche la rilevanza sotto il profilo dell'abuso d'ufficio anche dell'adozione di provvedimenti discrezionali. Perché guardate, la discrezionalità amministrativa non è l'arbitrio. L'esercizio della discrezionalità amministrativa deve seguire dei parametri normativi, anche quella non tecnica. Cioè, discrezionalità amministrativa non vuol dire che io posso fare le scelte seguendo un fine politico. Vuol dire che io, ovviamente, c'è un dato. Un conto è se io valuto e devo individuare il parametro normativo violato, e un conto se io devo ragionare in termini di falsità o meno. Perché se noi parliamo di violazione del parametro normativo da parte di un'attività discrezionale, il parametro può essere anche l'articolo 97 della Costituzione, quando l'esercizio dell'attività discrezionale è viziato all'origine. Faccio una domanda a cui aspetterò la risposta della professoressa Perini. Dico, il pubblico funzionario che è stato remunerato e che pone in essere un'attività discrezionale, possiamo ancora parlare, dobbiamo ancora trovare l'atto contrario? Dobbiamo ancora trovare il parametro normativo che è stato violato, quando io so che quella discrezionalità è stata inficiata da una retribuzione? Perché, cioè, i fenomeni corruttivi più concreti iniziano in un trasferimento di informazioni privilegiate. Allora, quando, perché la fase calda è la presentazione dell'offerta, la costruzione del bando, allora quando io ho il funzionario a libro paga, che è remunerato e che, diciamo, non compie un'attività amministrativa in palese violazione di norma, ma un'attività che rientra nel perimetro della sua discrezionalità, ma è una discrezionalità che ha a monte un vizio genetico, è remunerato. Ha ancora senso parlare di 318 e non di 319? E allora, io, anche per una questione di tempi, perché credo di essere quasi alla fine, vi dico che questa valutazione delle condotte dei pubblici funzionari, che sono attengono a una fase calda, cioè ci sono una serie di reati, l'abuso d'ufficio l'abbiamo visto, ma i reati di turbativa, che sono di due tipi: la turbativa d'asta, che diciamo è di vecchia indicazione, e la turbata libertà della scelta del contraente, che è il 353 bis, che è entrato in vigore nel 2010 per colmare un buco. C'era un buco: le attività prodromiche alla pubblicazione del bando. Allora, si tratta di reati che hanno tutta questa natura. Do lo specifico: reato di pericolo. Vuol dire, è il pericolo di condizionamento delle scelte della pubblica amministrazione che già consuma il reato. Non è necessario che il soggetto che turba vinca la gara. Quello che si vuole andare a sanzionare è il condizionamento di delle scelte discrezionali che devono essere fatte sulla base di regole e principi stabiliti dalla legge, che vengono condizionati da un rapporto privilegiato, collusione, mezzi fraudolenti. E allora, in questo abbiamo lo stesso problema di prima.
E se il funzionario, proprio per precostituirsi l'alibi, a fronte del condizionamento e della collusione, si adegua ai bandi tipo ANAC, come valutiamo questa condotta, che è conforme alla linea guida ma che è frutto di collusione o mezzo fraudolento? Allora si tratta di valutazioni nelle quali il problema non è la forma, il problema non è adeguarsi alla linea o non adeguarsi, il problema è sostanziale, cioè il problema è la discrezionalità, sia che riguardi la costruzione di un bando di gara, sia che riguardi una procedura selettiva, è una discrezionalità che è stata esercitata in applicazione dei principi previsti dalla 241 e dall'articolo 97, o è una discrezionalità costruita e quindi alterata in un profilo genetico? E faccio tre esempi. Affidamenti diretti, reiterate determine di proroga, varianti in corso d'opera. Sono tre situazioni che la Cassazione ritiene equivalenti, cioè atti equipollenti a bando di gara. Cioè sono gli strumenti principali attraverso cui si elude l'obbligo della gara attraverso il ricorso a strumenti che sono alternativi al bando di gara. E allora la tutela della concorrenza rispetto a questi atti qual è? Cioè noi abbiamo qui non un condizionamento di una gara, ma abbiamo peggio, l'azzeramento della libertà di concorrenza attraverso l'utilizzo di strumenti che implicano la non pubblicazione di un bando attraverso strumenti alternativi. Allora, ci sono diverse pronunce nel materiale che vi ho messo a disposizione che identificano i requisiti dell'atto equipollente e che sono incentrati su un dato, la valenza alternativa alla pubblicazione del bando. Mi avvio alla conclusione con un tema trattato all'inizio e che riguarda l'applicazione del 2638 all'attività di ANAC. Allora, il 2638 è questo qua, ha due ipotesi, comma 1 e comma 2. Qual è il punto? Si parla di soggetti sottoposti per legge all'autorità pubblica di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti. Allora, la Cassazione si è già occupato della estensibilità di questa norma a soggetti diversi da Consob, Banca d'Italia, che sono diciamo le autorità che venivano indicate nella legge del 2002 sotto il profilo dell'esigenza di colmare la condotta ostacola alla vigilanza, con riferimento a un'ipotesi riguardante una squadra di calcio e l'ostacolo alla vigilanza della Covisoc, che era il soggetto che si occupa della vigilanza in materia. E allora la Cassazione dice: guardate, è una norma aperta. Io lascio, e sono molto curioso di sentire anche il parere dei miei correlatori rispetto alla tenuta dei principi di tassatività e divieto di analogia in malam partem con riferimento a una norma che andrebbe estesa a un'autorità che non esisteva al momento in cui è stata adottata questa norma. Ma io trovo anche un ulteriore profilo, secondo me, di problematicità rispetto ad ANAC, che è legato a questo. Pur ritenendo applicabili i principi della Cassazione del 2014 sulla diciamo natura elastica del riferimento all'autorità amministrative indipendenti, c'è un tema. Là si parla di soggetti sottoposti per legge all'autorità di vigilanza, e allora sicuramente potremmo sostenerlo o rappresentarlo per le ipotesi diciamo generali di sottoposizione alla vigilanza di ANAC, che oggi sono testualmente previste al fatto che le stazioni appaltanti sono sottoposte alla vigilanza dell'ANAC. Ma quando parliamo della vigilanza collaborativa, che è una vigilanza consensuale, cioè faccio il protocollo e mi sottopongo volontariamente alla vigilanza di ANAC
per determinate materie. E allora si pone un altro problema: questa non è per legge, ma è consensuale. Allora forse io penso che il vuoto che va colmato è: io sono assolutamente favorevole a che ci sia una funzione di prevenzione da parte dell'ANAC, seppur chiarendo anche dei confini rispetto all'attività di normazione, che mi sembra un qualcosa in più che viene stato inserito e che un po' rischia di minare la certezza su diciamo alcune regole esecutive che erano prima contenute nelle fonti regolamentari. Però patti chiari, amicizia lunga. Se io mi sottopongo alla vigilanza, ho necessità che il soggetto che fa la vigilanza sia tutelato da un vigilato che non si comporta correttamente e che, al di là di quelle che sono le ipotesi di falso, che sono già punite dal codice penale con i falsi ideologici o i falsi materiali in atto pubblico, deve prevedere la sanzionabilità di condotte di ostacolo che siano più insidiose, cioè siano condotte che siano incentrate su una attività omissiva o un'attività fraudolenta che sia meno percepibile a differenza dell'atto pubblico. E questo penso che sia, in una logica diciamo de iure condendo, una prospettiva per cui o si introduce una norma specifica del codice dei contratti che violi l'ostacolo alle vigilanze di ANAC, oppure bisogna intervenire sul 2638 e estendere questa norma testualmente a alcune previsioni che sono tipicamente rimesse ad ANAC. Ho finito, scusatemi se ho sforato nella mia relazione, e grazie.